Salve a tutti ragazzi, dopo neanche un'oretta, scusate per i capelli di merda che c'ho, ma c'ho i capelli di merda, fanno schifo, ma dopo neanche un'ora, neanche, vabbè, una mezz'oretta o qualcosa in più o qualcosa in meno, si ritorna sul tubo, terzo video in una sera. Tre video mai successo. Per la prima volta Alessio Loddo ritorna sul tubo tre volte. Tre volte. Parliamo di Juventus Torino. Non ho visto la partita. Ero andato fuori a cena. Ho visto un pochino dal posto dove stavo mangiando. Ho visto un po' l'inizio, però non ho visto nessun gol. Poi vabbè, sono arrivato qui a casa, l'ho un po' ascoltata e vinceva 1-0 il Torino. Poi vabbè, non l'ho più seguito, ho fatto i due video precedenti, dove parlo di Cardi, Pornhub, chiamatelo come cazzo volete. Niente, parliamo di questa partita che non posso analizzare. 1-1, la Juve non perde neanche quando è già scudettata per la 37esima volta, 36esima, non lo so neanche, non mi interessa, però una Juve già scudettata per la prossima stagione, ma non regala punti a nessuno. Ci regala un punticino a noi, ci regala un punticino al Torino, regala giusto un punticino alle due rivali più storiche, a Inter e a Torino, regala un punticino per la corsa Champions, però i 3 punti non li regala alle rivali storiche, da un punticino. È arrivato un gol di Ronaldo, ho letto. Sentendo gli altri che ha fatto un bel colpo di testa, ha saltato in aria. Niente risponde a Messi, anche se Messi è in Champions League in questo momento, CR7 no. Però vabbè, risponde a Messi con questo colpo, bellissimo colpo di testa. Beh, si è alzato bene in aria e voleva volare. Poi è ritornato allo Juventus Stadium, voleva volare. E ci è riuscito prendendolo di testa, poi è tornato giù. E risponde così a Messi: ma Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi sono due giocatori fenomenali. Sono due giocatori che è meglio averseli nella propria squadra che contro. Quello è così, quindi è inutile dire più forti Messi, più forte Ronaldo. Il mio pensiero è che vedere giocare Messi è come vedere giocare. È come vedere la PlayStation, è come vedere un gameplay, visto che siamo su YouTube, invece di giocare alla PlayStation, è come vedere un gameplay di PES o di FIFA. Si dice ancora PES, nei tempi si chiamava PES, si chiama ancora PES. E invece Ronaldo è tutto muscolare. Ronaldo è arrivato a 35 anni, 35 anni, giusto giusto 35 anni, ormai non più uno sbarbato, però è ancora a grandi livelli. Fino all'anno scorso vinceva le Champions e andava a Real Madrid e vinceva con Real Madrid, non con una squadra qualsiasi. Quest'anno, vabbè, ha vinto uno scudetto con la Juve, in Champions non ce l'ha fatto, però nonostante la Serie A non è più il campionato bello come una volta, non è più ai livelli di Premier League, è qualche gradino sotto, anche più di qualche gradino sotto, però Ronaldo ancora si fa vedere nonostante i suoi 35 anni. È muscolare. Uno è il calcio, uno è forza della natura, l'altro è forza dell'allenamento. Però, ok, magari uno non è forza della natura, ma è pur sempre un campione. Sono pur sempre due campioni, più forte uno, più forte l'altro. Va bene, a uno può piacere Messi, all'altro può piacere Ronaldo. È normale che adesso chi non è juventino, un italiano che non è juventino, è normale che adesso prova più simpatia per Messi. Invece magari l'anno scorso si era più divisi, però vabbè. Morale della favola, due campioni.
due fuori classe, i due giocatori più forti del mondo. Punto. Può piacerti più uno, piacerti più l'altro, però sono due giocatori fenomenali, molti gradini sopra gli altri, come anche con Liverpool. Si è visto anche Salah. Salah è un grandissimo giocatore, è un fuoriclasse assoluto Salah, ma si è visto che, ok, ha colpito un palo, ma si è visto che il Liverpool-Barcellona, il Barcellona è Messi un altro pianeta. Può essere un risultato bugiardo, ma Messi è di un altro pianeta. E il Barcellona è normale che con Messi è tutto di un altro pianeta. È quello. Poi vabbè, noi abbiamo buttato fuori il Barcellona più forte della storia, il Barcellona di Pep Guardiola. L'abbiamo buttato noi, ma perché l'Inter del triplete è una squadra fuori dal normale. Punto. Perché l'Inter del triplete è l'Inter del triplete. Non paragonatela con quello, con quello, con quell'altro. Punto. Onore all'Inter del triplete. Però vabbè, Torino, Juventus Torino 1-1. No, nessuno, stavo sentendo qua, sto guardando un po' Joe Darwin. Joe Darwin, sentivo la porta così, invece no. Juventus Torino 1-1, CR7 regala un punticino al Torino. E adesso per il Torino la lotta Champions si fa molto dura. Vediamo poi cosa farà l'Atalanta, che è ferma lì al quarto posto. Noi domani, ok il pareggino con la Roma, ok il pareggino punticino con la Juve, ma a Udine, con tutto rispetto per l'Udinese, con la consapevolezza che Udine, come tutti i campi di Serie A, è un campo ostico e difficilissimo, come la maggior parte dei campi di Serie A, ma il punticino, col punticino, l'Atalanta è lì, l'Atalanta è lì. Il Milan, mancano 4 giornate. Il Milan, che ne sai, vince domani, o no, vince domenica, che gioca domenica il Milan, si può ricaricare, come noi, come dicevo prima, gli abbiamo spezzato le gambe, però magari domani, che ne so, si fa i 3 punti, si ricarica da qua fino al campionato, le vince. Dietro, bisogna stare attenti dietro. Quindi, domani 3 punti. 3 punti, unico risultato. Rispettando l'Udinese e con la consapevolezza che l'Udinese è una squadra ostica e tosta. Niente ragazzi, 1-1. Dispiace per il Torino, perché io spero in un quarto posto del Torino, più che per l'Atalanta, perché il Torino è la squadra meno forte di Roma, di noi. Che noi siamo nella corsa Champions. Io dico, noi siamo da soli al terzo posto. L'Atalanta è anche meno forte dell'Atalanta, che spero vinca la Coppa Italia contro la Lazio. È anche meno forte della stessa Lazio, il Torino. Quindi speravo in un quarto posto il Torino, ma con sto pareggio, boh. Poi dipende cosa fanno Milan, Atalanta, Roma e cosa facciamo anche noi, perché noi siamo in piena lotta Champions. Perché l'Atalanta ce l'abbiamo dietro di quanti punti? 4 punti. L'Atalanta ce l'abbiamo lì. Mancano 4 giornate, con domani con 3 giornate. E punti, tu rimani là, quella dietro si fa i 3 punti. È un attimo. Quindi il punticino, io domani non mi accontento del punticino. Ok, punticino d'oro, ma dipende anche cosa fanno le altre. Perché con tutto rispetto, va bene la Roma, va bene la Juve, ma l'Udinese, massimo rispetto, ma se vuoi andare in Champions, i 3 punti con l'Udinese devi prenderli. Se vuoi andare in Champions, perché se vuoi andare in Champions equivale a combattere con squadre come Liverpool, Barcellona, Real Madrid, stessa Juventus, con squadre che in Champions sono la maggior parte da protagoniste. Non dico che dobbiamo lottare ai livelli loro, però è normale che se vai in Champions li devi beccare. Come quest'anno siamo andati in Champions e abbiamo beccato il Barcellona. È normale. Queste squadre le becchi. Poi vabbè, è normale, prima fascia, seconda fascia, terza fascia. Però le becchi, perché se non le beccavi non si chiamava Champions League. Anche quello. Come avevo anche l'Europa League, ok, non è la Champions, però se noi passavamo con l'Eintracht beccavamo il Chelsea noi.
come il line, se eravamo al posto dell'Eintracht, beccavamo il Chelsea. Ragazzi, un saluto a tutti da Alessio Loddo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e basta. Questa Juve regala il punticino, ma ma i 3 punti non li regala, anche se già scudettata, regala solo il punticino. Ciao!